La nuova edilizia Geco, con esperienza ventennale nel settore edile, tramandata di padre in figlio, esegue lavorazioni interne ed esterne garantite, con pagamenti personalizzati. Realizza il tuo sogno con noi, avendo modo di interagire con personale serio ed esperto. Buon pomeriggio amici sportivi, siamo in collegamento dallo stadio comunale di San Nicandro per seguire la settima giornata del campionato di prima categoria Girone A. Il Real San Nicandro ospita lo Stornarella. Due squadre reduci da due sconfitte, stesso risultato 1-0 contro le due squadre di Acquaviva. Sconfitta arrivata proprio negli ultimi minuti per quanto riguarda il San Nicandro. 44esimo, è arrivato il gol dell'1-0 a favore del Football Acquaviva. Andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni quando siamo pronti per il calcio d'inizio affidato al Real San Nicandro, che attaccherà da destra verso sinistra dei nostri schermi. Completo blu per i padroni di casa, dall'altra parte completo tutto arancio per lo Stornarella. Squadra ospite che schiera tre pali con il numero 1 Lodia, 2 Ciffo, 3 Di Pilato, 4 di Gregorio, 5 Russo, 6 Giuliano, 7 Lima, 8 Cassotta, 9 Gervasio, 10 Jungo, 11 Del Grosso. Dall'altra parte per mister Birardi, oggi squalificato. Tra i pali il solito Carulli con il numero 2 Ferri, 3 Lepore, 4 Tarantino, 5 Franco, 6 Acettura, 7 Jasparro, 8 Magno, 9 Giordano, 10 Zonno, 11 Belcore. Si combatte a centrocampo, il fallo ai danni di Belcore, intervento deciso da parte di Russo. C'è il calcio di punizione a favore dei padroni di casa. Si lamenta Belcore, intervento deciso. Calcio di punizione giusto. Una vittoria, due pareggi per lo Stornarella, 5 punti in classifica, ancora secco di vittoria il Real San Nicandro, due pareggi nelle prime 6 giornate. Adesso calcio di punizione affidato ad Acettura, palla in aria, esce bene di testa ancora Russo con la palla che termina in fallo laterale a favore del San Nicandro. Con le mani pronto Ferri. Gettata lunga in area di rigore dove c'è Jasparro, palla che passa, non c'è nessuno alle spalle, allora comoda la presa di Lodia che può far ripartire i suoi. Opta per il lancio lungo nella zona di Del Grosso che non riesce ad agganciare, palla che resta in campo, Ferri deve controllare, preferisce la rimessa laterale il numero 2 del San Nicandro. Lungo Ferri, nella zona di Giordano che deve lottare. Prima di tutti Belcore, palla dentro, intercettato bene Russo. Poi gioco pericoloso da parte di Gregorio, altro calcio di punizione a favore San Nicandro. Anzi no. Toccato la palla all'arbitro, quindi sarà lui a riprendere il gioco, a scodellare, il possesso è a favore dello Stornarella. Batte il numero, riprende il gioco il numero 6, Giuliano. Campanile improbabile. Alzato, prova a metterlo giù Giordano, meglio lo Stornarella. Russo, la verticalizzazione a cercare Gervasio di testa Lepore, non bene. Arriva il numero 7, Lima, che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Grande occasione, la prima del match a favore dello Stornarella. Non bene di testa Lepore, che ha permesso a Lima di involarsi verso la porta. Per fortuna di Carulli, non incisivo l'esterno destro dello Stornarella. Prima grande occasione del match. Carulli va al rinvio lungo dove c'è il numero 10 Zonno. Giordano tocca bene per Jasparo, dall'altra parte si esce dove c'è Belcore che ha un po' di campo.
prova a puntare ciffo, il tiro cross, non c'è nessuno sul secondo palo, la tiene in gioco Magno, altro cross con il pugno, mette fuori Lodia, poi Belcore preferisce la rimessa laterale. Con le mani è pronto il numero 6 a Cettura. Rimessa anche la sua lunga, palla che resta lì, va ad impattare prima di tutti Giuliano, intervento non falloso, palla ancora buona per il San Nicandro che però non riesce a essere incisivo in fase offensiva, poi sbaglia Tarantino. Ci sarà rimessa laterale a favore dello Stornarella. Di testa Lepore, con la mano. Cassotta, calcio di punizione a favore San Nicandro. Batte Gasparro, sventagliato dove c'è il numero 10 Zonno. La tiene in campo Zonno, ci sarà calcio d'angolo a favore del San Nicandro. Non soddisfatto della decisione il numero 3 di Pilato. Zonno, lo scambio con Belcore, il cross sul primo palo, prova a liberare, non bene, allora Franco cerca di deviare verso la porta, esce bene Lodia che subisce anche fallo, ci sarà calcio di punizione a favore dello Stornarella, dopo 4 minuti la grande occasione per Lima, che sotto porta ha sciupato. Per il San Nicandro squalificato anche Busco, altra occasione con Franco che anticipa in maniera splendida Jungo, poi non riesce ad evitare il calcio d'angolo, ma altro problema nella zona centrale per il San Nicandro. Adesso calcio d'angolo affidato a Di Gregorio. Palla sul primo palo, di testa mette fuori Gasparro, prima di tutti Cassotta, palla per Di Gregorio, altro cross, Gervasio di testa riesce solo a toccare la testa, la testa, conclusione di Del Grosso. Problema per Franco. Rimasto a terra Franco nel contrasto aereo con Gervasio. Sono un po' spaventati i compagni. Arrivano subito gli operatori del 118. Si muove qualcosa sulla panchina del San Nicandro. Se ce la fa. Oh, poi abbiamo detto che l'unico che non dobbiamo. Glielo ho detto, mister. L'unico che non facciamo, lo abbiamo fatto. E non andiamo, Giuseppe, non andiamo in 6, in 5 in aria, non 6. Si rialza Franco, adesso deve lasciare momentaneamente il campo. Davide, vieni qua, vedi che si è fatto, che se non può entrare devi entrare subito, non vuole essere sostituito. Un
momentaneamente il 10, il Sanicandro si riprende con il possesso a favore del Real. Tarantino sulla pressione di Gervasio, la verticalizzazione dove c'è Iasparro, palla che uscita, rimessa laterale a favore del Stornarella. Non ce la fa Franco, allora arriva il cambio dentro Petruzzelli, che rientra dopo 5 giornate di squalifica. Costretto subito a prendere il posto di Franco. Primo cambio del match. Jungo calcia, palla lontana dallo specchio della porta. Rimessa dal fondo, pronto Carulli. Rimessa bassa di Carulli, riesce comunque a guadagnare metri il Sanicandro. Rimessa laterale, siamo sulla tre quarti. Pronto a battere Ferri. Messa laterale lunghissima di Ferri, quasi un cross. Libera lo Stornarella con Di Gregorio, dove c'è Accettura che prova a mettere subito in movimento Iasparro. Prova a prendere posizione Iasparro, è bravo lo Stornarella a recuperare palla solo per un attimo. Accettura, il cross quasi alla cieca, palla per Giordano. Arriva ancora Iasparro, trattenuto, non c'è il calcio di punizione. Altra verticalizzazione, palla per Jungo, calcia subito Jungo, palla ancora lontana dallo specchio della porta. Ma per favore, noi ci stacchiamo, noi ci stacchiamo. Sembra abbastanza leggibile lo schema dello Stornarella con le verticalizzazioni a cercare la rapidità di Jungo e di Lima. In realtà stanno mettendo un po' in difficoltà la difesa del Sanicandro fino ad ora. Altro rinvio lungo di Carulli, Tarantino di testa, allunga. Stavolta il calcio di punizione c'è a favore dei padroni di casa. Batte Iasparro. Non riesce a battere subito, allora la sfera passa ad Accettura. Cross basso, palla che passa, non ci crede nessuno. Palla che si spende sul fondo, rimessa a favore Stornarella. Il rinvio lungo di Lodia, Gervasio di testa riesce solo a toccare, poi interviene Petruzzelli che va al rinvio lungo dove c'è Di Gregorio, palla per Cassotta, la pressione di Iasparro, deve liberare, fa come può Russo, un rinvio che termina direttamente in fallo laterale a favore del Sanicandro. Accettura per Lepore, Petruzzelli lungo dove c'è Iasparro, prima Cassotta, palla per Ciffo, di testa Tarantino, di testa anche Cassotta, palla che arriva a Gervasio che lavora per Jungo, di testa Petruzzelli, palla che arriva a Lima, adesso un po' in bambola la difesa del Sanicandro. Altra palla lunga di Giuliano, Tarantino prova a mettere ordine, fa bene, sceglie Zonno che prova a guadagnare metri, Zonno prova a spaccare in due, lo Stornarella riesce a portare a casa un buon calcio di punizione, anche un cartellino giallo ai danni. Dovrebbe trattarsi di Cassotta, sì, proprio lui. Buon break da parte di Zonno. Da
calcio di punizione interessante per il San Nicandro. Sulla sfera c'è Iasparro, anche bel cuore con il sinistro. 4 in barriera per Lodia. Parte Iasparro verso la porta, di testa riesce a deviare del grosso. Con le mani Ferri, lungo sul secondo palo, palla per Belcore, che calcia! Palla alta, grandissima occasione per il San Nicandro, gioco fermo però, un fallo ravvisato al direttore di gara, ci sarà calcio di punizione a favore di Stornarella, una buona occasione per Belcore, che però aveva spedito sopra la traversa. Rinvio di Lodia, direttamente in fallo laterale. Accettura, Iasparro, lo scarica ancora per Accettura, palla dentro, Belcore allunga dove c'è Giordano, protegge palla, prova a far salire i suoi, in qualche modo palla che arriva a Tarantino, ancora Belcore deve impegnarsi, prima Lima, si torna indietro. Bravo Tarantino a recuperare palla, poi palla che termina oltre la linea laterale, ci sarà la rimessa a favore dello Stornarella, con le mani pronto il numero 2 Ciffo. Accettura prima di tutti, altra rimessa a favore del San Nicandro. Con le mani pronto sempre Ciffo. Di testa Tarantino tocca, palla che arriva a Lima, Petruzzelli all'indietro dove c'è Carulli. Palla per Accettura, con calma. Palla regalata a Lima che non riesce però a mantenere il possesso. Rimessa laterale a favore del San Nicandro, sempre Accettura con le mani dove c'è Iasparro. Riceve, poi ancora Accettura, palla dentro a cercare Giordano. Di testa meglio Russo, che però commette fallo. Sempre Iasparro e Belcore sul pallone. Vento a sfavore per il San Nicandro. Batte Iasparro. Forte verso la porta. La deviazione. Lodia. Giordano. Tapin vincente. San Nicandro 1. Stornarella 0. Cambia il parziale al 18° minuto del primo tempo. San Nicandro 1. Stornarella 0. Calcio di punizione di Iasparro, una deviazione, ha messo in difficoltà Lodia, la sua respinta non un granché, e allora prima di tutti Giordano per l'1-0 del San Nicandro. Allora sotto lo Stornarella, che aveva messo in difficoltà un paio di volte il San Nicandro per vie centrali, adesso deve rimontare una rete. Zonno chiude di Pilato, ci sarà rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Con le mani Ferri, altra rimessa lunga di testa di Gregorio, questa volta il calcio di punizione a favore dello Stornarella.
altro fallo, questa volta di Magno, altro calcio di punizione a favore dello Stornarella. Batte di Gregorio, di testa Cassotta, palla in fallo laterale. Con le mani Ferri, lungo. Altra rimessa, sempre con le mani Ferri. Saltare lunga dove c'è Belcore che mette giù, c'è un contatto non falloso, fischiato però fuori gioco al San Nicandro, anzi no, si tratta di simulazione, cartellino giallo a Belcore. Lepore mette fuori, Belcore a contrasto con Cassotta, intervento duro tra Belcore e Cassotta, alla fine c'è solo rimessa laterale, con le mani pronto Ciffo, Gervasio di testa dove c'è però Lepore che sbaglia il suggerimento, altra rimessa sempre con le mani Ciffo, in area di rigore, Gervasio di testa, tocca Lepore, poi Belcore. Anche Ciffo, calcia Cassotta, palla sul fondo. Rinvio lungo di Carulli, di testa prima di tutti di Gregorio, Jungo deve tornare indietro, palla difficile per Lodia che la va a prendere con le mani, retropassaggio, calcio di punizione in area di rigore a favore del San Nicandro, quando siamo al 22esimo minuto del primo tempo, San Nicandro 1, Stornarella 0, decide al 18esimo la rete di Giordano. Ha temporeggiato un po' il direttore di gara prima di fischiare, poi è sembrato evidente il retropassaggio di Jungo a Lodia. E allora, calcio di punizione interessante per il San Nicandro. Batte Belcore verso la porta! Il raddoppio del San Nicandro! Belcore! Un regalo dello Stornarella porta al raddoppio del San Nicandro. Calciato forte Belcore, distanza ravvicinata, calcio di punizione in area di rigore. Davvero un'ingenuità da parte dello Stornarella, in 6 minuti, 2 gol, 18esimo Giordano, 24esimo Belcore, doppio vantaggio a favore dei padroni di casa, un buon avvio per la compagine allenata da mister Birardi. Messa laterale, Gasparro protegge palla,
attaccato da due maglie arancio, alla fine la perde, commette anche fallo, calcio di punizione a favore Stornarella. Batte Di Gregorio. Palla in area di rigore, un po' lunga, direttamente fuori. Rimessa dal fondo a favore San Nicandro. Rio lungo di Carulli, di testa Del Grosso, mette giù Jungo, ancora Del Grosso, l'apertura per Di Pilato, lungo, Ferri interviene, prima di tutti Di Gregorio, poi Zonno, Ferri lungo, dove c'è Giordano, di testa ancora Di Gregorio, di testa anche Russo, poi palla subito lunga a cercare la velocità di Lima, di testa Cettura, in qualche modo riesce a servire Carulli che con calma la recupera. Rinvio lungo di Carulli. Prima di tutti Di Gregorio, grande stop, poi perde palla, si gioca, c'è il vantaggio a favore dello Stornarella. Lima per Cassotta, si torna indietro da Ciffo. La manovra del Stornarella con Ciffo che non trova spazio, allora si torna indietro da Russo, lo mette un po' in difficoltà perché c'è la pressione di Giordano, riesce comunque ad uscire bene lo Stornarella. Palla dentro per Lima, la posizione non è regolare e allora ci sarà il calcio di punizione a favore del San Nicandro. Calcio di punizione affidato a Carulli. Il via lungo. Gasparlo con la schiena, poi tocca Magno, deve liberare Del Grosso, lo fa servendo Di Gregorio che si ferma, buon lavoro di Di Gregorio, subito la verticalizzazione, colpito Magno, di testa Gervasio, Cassotta, arriva grandi falcate Ciffo, cross subito dove c'è Jungo, Ferri chiude bene, palla per Gasparro, protegge palla Gasparro, rischia Gasparro, alla fine perde palla, poi Lepore lungo direttamente dove c'è Lodia. Lungo di Pilato dove c'è Jungo che allunga dove c'è Gervasio. Di testa subito l'apertura per Del Grosso. Attaccato da Lepore, lo stende Lepore. Fallo giusto, calcio di punizione a favore dello Stornarella. Posizione interessante. Cassotta e Di Gregorio sul pallone, parte Cassotta a giro, toccato Jungo, deve liberare il San Nicandro, Magno per Tarantino, palla lunga direttamente in fallo laterale a favore dello Stornarella, con le mani è pronto Di Pilato, rimessa laterale lunga anche la sua, di testa Tarantino anticipa Gervasio, Belcore, palla che resta lì, due volte ancora Belcore, palla dentro a cercare Giordano, la palla è un po' lunga e allora Lodia può uscire al limite dell'area di rigore a mettere ordine, palla subito per Ciffo, chiude a Cettura, sbaglia Ciffo, Gasparro prima di Cassotta, palla dentro a cercare il taglio di Zonno, gran palla di Gasparro, Zonno deve prendere posizione, poi raddoppiato da Giuliano con la palla che termina in calcio d'angolo a favore del San Nicandro che conduce 2-0, 18esimo la rete di Giordano, 24esimo la rete di Belcore, proprio il numero 11 a battere questo calcio d'angolo.
bel cuore, palla morbida, di testa mette fuori, e poi gran gol di Gasparro sulla ribattuta. Arriva il 3-0 del San Nicandro, improvvisa la conclusione di Gasparro, dopo che Di Pilato era andato a colpire bene di testa, aveva chiesto anche un fallo per una spinta ai suoi danni. Primo tempo di grande concentrazione per il San Nicandro, che conduce 3-0. Interviene Lepore. Ferri lungo. Difesa giovane, giovanissima quella del San Nicandro. Ferri 99, Petruzzelli 96, Lepore 2000 e Accettura 2001. Davvero una squadra molto giovane, quella del San Nicandro, che oggi davanti a tanti giocatori esperti come quelli dello Stornarella sta portando avanti un gran primo tempo. 30 minuti sul cronometro, San Nicandro 3, Stornarella 0. Giordano, Belcore, Gasparro. Adesso calcio di punizione però interessante per lo Stornarella, un fallo di mani al limite dell'area di rigore proprio di Ferri. Sulla sfera ben tre maglie arancio, c'è Gervasio che potrebbe calciare di potenza, c'è Di Gregorio, adesso si allontana Cassotta. Parte Gervasio di potenza, conclusione bruttissima di Gervasio, che ha colpito davvero male. Nessun problema per Carulli, che va a servire subito Accettura. Verticalizzazione a cercare Belcore, la palla un po' corta, Cassotta intercetta, palla per Lima, interviene Tarantino, intervento sul pallone, rimessa laterale a favore dello Stornarella. Con le mani Ciffo. Gervasio prende posizione in area di rigore, preferito di Gregorio. Palla ancora per Ciffo. Il cross, palombella, Carulli legge bene, nessun problema per l'estremo difensore che va subito a riprendere il gioco. Russo come può. Lungo Giuliano, Jungo in fuorigioco, allora Ferri interviene e mette palla in fallo laterale, rimessa a favore Stornarella. Con le mani Di Pilato. Palla per Jungo, riceve, si gira, un po' di spazio il numero 10, Tarantino poi intercetta bene, recupera un buon pallone, sbaglia però il passaggio, Giuliano la rimette davanti, Magno attaccato da Jungo, regala palla ancora allo Stornarella, Del Grosso, palla per Gervasio, Lepore di prima per Belcore, interviene Di Gregorio, adesso un po' di confusione, palla per Gervasio che prova a proteggere palla, Ferri è più veloce, Gervasio non riesce a tenere la sfera in campo. Rimessa dal fondo a favore San Nicandro. Trentatreesimo minuto sul cronometro. Primo tempo tra San Nicandro e Stornarella. Conduce il padrone di casa per 3-0. Rinvio lungo di Carulli. Di testa Di Pilato. Magno aggancia, palla per Zonno che è un po' di campo, palla dentro per Belcore, prende posizione Belcore, lo scarico per Gasparro che non riesce a calciare, poi prova a liberare il destro, numero di Gasparro che calcia, Ludia la tiene lì. Altra buona azione da parte del San Nicandro che nonostante il 3-0 non rinuncia ad attaccare. Rinvio un lunghissimo di Lodia, palla che arriva dall'altra parte dove c'è Carulli. Rinvio lungo di Carulli.
di testa a Cassotta, Ferri, senza pensarci troppo, prima di tutti Lima, che riesce solo a toccare, rimessa laterale a favore Sanicandro. Lungo a Cettura, c'è un cambio di rimessa a favore dello Stornarella. Con le mani Ciffo, commette fallo Lima, calcio di punizione a favore Sanicandro. Subito Cassotta, Petruzzelli prima di Gervasio, riesce a liberare, palla che arriva comunque a Jungo, Cassotta, apertura a destra, arriva a grandi falcate Russo, il cross, brutto. Tarantino di testa, prima di Cassotta, di testa di Gregori, ancora Tarantino. Subito davanti, Giordano prova a raggiungere la sfera, prima lo dia. Rinvio lungo di Lodia, Jungo prima di Ferri, Tarantino con calma, gran lavoro di Tarantino, palla per Gasparro. Arriva Belcore, Russo interviene in maniera decisa sul pallone. Secondo il direttore di gara Gervasio, lo scarico per Jungo, palla che scende bene, colpisce malissimo Jungo, palla che termina sul fondo, rimessa. Pronto a battere Carulli. Giordano tocca due volte, Tarantino dentro per Zonno, gran palla di Tarantino, Zonno tu per tu con Lodia, tutto fermo per fuori gioco, ma una gran palla di Tarantino che aveva messo in porta Zonno, ravvisato fuori gioco dal direttore di gara. Rinvio lungo di Lodia, di testa a Lepore, Belcore, mette il corpo davanti Lima, Cassotta, chiude Tarantino, grande partita del capitano del Sanicandro, commette fallo Belcore, calcio di punizione a favore dello Stornarella. Batte di Gregorio, qualche centimetro in più in area di rigore lo Stornarella, uno su tutti Gervasio. Batte di Gregorio, esce Carulli che non la tiene, poi in due tempi va a bloccare, subisce anche fallo, calcio di punizione a favore Sanicandro. Quando siamo al 39esimo minuto del primo tempo, conduce sempre Sanicandro, 3-0. Le reti di Giordano, Belcore e Gasparro decidono fino ad ora il match. Jungo, interviene Magno, di Pilato, Ferri due volte, rinvio lungo e poi fallo di Giuliano che travolge Giordano. Calcio di punizione a favore Sanicandro, quando sugli altri campi l'acqua viva
l'Atletico Acquaviva vince 1-0 contro la Nuova Daunia Foggia, anzi 2-0, aggiornamento in tempo reale, 0-0 fra Cagnano e Virtus Molfetta. Vince il Foggia Incet in casa contro il Troia 2-1, Lucera 1, Football Acquaviva 0, Real San Giovanni 0, Virtus Andrea 0, Real Zapponeta, Social Modugno 0-0, il posticipo ideale Bari, Virtus San Ferdinando alle 17.30. Calcio di punizione, è pronto a battere Belcore proprio sugli sviluppi di un calcio di punizione in area di rigore, è arrivato il suo gol, adesso calcia, palla deviata da Zonno in area di rigore, protegge bene palla Zonno, deve girarsi, attaccato da due maglie arancio, riesce a crossare in qualche modo, alla fine ci sarà calcio d'angolo a favore del San Nicandro, ultimo tocco di Di Pilato. Batte Belcore, palla sul secondo palo di testa Giordano, alla rete di Giordano, doppietta, 4-0 San Nicandro, un primo tempo perfetto. Di Gregorio, primo tempo da dimenticare per lo Stornarella, 4-0 dopo un discreto avvio. San Nicandro ha messo la freccia, adesso sembra imprendibile la squadra di mister Birardi. Zonno va via, ancora Zonno, grande partita anche la sua, intervento sul pallone. Alla fine però si fa male un giocatore dello Stornarella, Jasparro, palla per Belcore, interviene Ciffo, palla per Magno, poi il direttore di gara fischia lui, si rende conto che è rimasto a terra un giocatore dello Stornarella, arriva lo staff medico. Tre minuti più eventuale recupero al termine del primo tempo. Restituisce palla allo Stornarella, in maniera molto sportiva, direttamente dove c'è Carulli. Rinvio lungo di Carulli, di testa Russo, non bene, perfeziona Di Gregorio con la palla che termina direttamente in fallo laterale. Jasparro, colpo alla testa, mette palla fuori Jasparro, alla fine c'è rimessa laterale a favore Stornarella, Ciffo, Gervasio di testa, Cassotta tocca, Belcore non riesce ad impattare, poi arriva Tarantino, grande palla recuperata dal capitano del San Nicandro, palla dentro a cercare Zonno, questa volta impreciso il suggerimento di Tarantino che poi continua a dare pressione. Di Gregorio, palla per Cassotta, non riesce a girarsi, avrebbe avuto un po' di campo davanti a sé, però riesce a guadagnare un buon calcio di punizione. Batte Giuliano, di testa Gervasio, non riesce ad impattare, Carulli respinge in fallo laterale.
con le mani Ciffo, palla in area di rigore, di testa Jasparro, Carulli evita il calcio d'angolo. Carulli scivola, palla regalata a Jungo, la porta è libera, Jungo non calcia, Cassotta, palla davanti, a cercare Gervasio, la spinta di Petruzzelli, evidentissima, arriva il calcio di punizione a favore Stornarella. Due minuti oltre il 45esimo. Due minuti da adesso. Sulla sfera di Gregorio e Cassotta, 4 in barriera per Carulli, parte Cassotta, colpita la barriera, prima di tutti Zonno che deve liberare, si complica un po' la vita Zonno, poi riesce a calciare, Jasparro allunga, di Pilato prima di Belcore, rimessa laterale a favore del San Nicandro. Jasparro protegge palla tra tre maglie arancio, la rimessa a favore dello Stornarella con le mani di Pilato. Jungo tocca Magno, anche la sua grande partita, tanta corsa da parte del numero 8 del San Nicandro. Ferri chiude sul colpo di testa di Gervasio con le mani, Gervasio rimessa laterale lunghissima, allunga Lima dove c'è Carulli. Lungo Carulli, dove c'è Giordano che mette giù, palla per Jasparro, dentro a cercare Belcore, prima lo dia. Duplice fischio, finisce il primo tempo formidabile per il San Nicandro, qualcosa sicuramente da rivedere negli spogliatoi per lo Stornarella, si va in pausa sul risultato di 4-0, doppietta di Belcore, doppietta di Giordano, gol di Belcore, gol di Jasparro. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. La nuova edilizia GECO, con esperienza ventennale nel settore edile, tramandata di padre in figlio, esegue lavorazioni interne ed esterne garantite, con pagamenti personalizzati. Realizza il tuo sogno con noi, avendo modo di interagire con personale serio ed esperto. Tutto pronto per il secondo tempo tra San Nicandro e Stornarella, si riparte dal 4-0 del primo tempo a favore dei padroni di casa, altri 45 minuti per lo Stornarella per cercare di recuperare una partita che nel primo tempo si è complicata tantissimo,
due cambi per mister Ciccone in campo, il numero 18 Angerame e con il numero 14 Dakawi al posto di Ciffo. Dovrebbe essere uscito anche il numero 7 Lima. Forze fresche davanti allora per lo Stornarella. Di testa Russo, commesso tantissimi falli. Il numero 5 dello Stornarella commette sempre fallo quando va a colpire di testa, troppo irruento. Calcio di punizione sulla sfera, c'è Iasparro, distanza sembra essere deciso a calciare verso la porta. Infatti è così, calcio a Iasparro, conclusione lontana dallo specchio. Rinvio lungo di Lodia, non un primo tempo facile per l'estremo difensore dello Stornarella. C'è stato un cambio anche per il Sanicandro, fuori Belcore, autore del secondo gol, era munito al suo posto. Ventola, Tarantino, protegge bene palla sull'attacco di Angerame, poi per il passaggio è fuori misura, la rimessa a favore del Sanicandro, con le mani pronto a cettura, palla per Ventola che protegge bene palla, buon lavoro di Ventola che però finisce per perderla, la recupera a cettura, la rimessa questa volta a favore dello Stornarella, con le mani di Pilato, palla per Di Gregorio, poi Di Pilato alza un campanile con la palla che esce. Rimessa laterale a favore Sanicandro, le proteste da parte dello Stornarella per questa rimessa laterale. Iasparro cerca una deviazione, la rimessa a favore dello Stornarella, altre proteste. Si sta giocando poco in questi primi minuti del secondo tempo, commette fallo Lepore su Gervasio, ci sarà calcio di punizione a favore dello Stornarella. Batte Angerame, esce Carulli con i pugni, mette fuori, palla che diventa buona per Giordano, incredibile azione per il Sanicandro, deve chiudere Di Gregorio che recupera bene su Giordano, poi commette fallo il numero 9 del Sanicandro. Rinvio lungo di Lodia, di testa Gervasio, Petruzzelli, lungo, palla che diventa buona per Zonno, in anticipo da Cowi, palla che resta lì, buona la chiusura da parte del classe 2000 dello Stornarella, Ferri, sbaglia Ferri, Jungo, rimedia Ferri, rimessa laterale a favore Stornarella, con le mani Jungo, Tarantino mette lungo. Arriva il cartellino giallo per Franco. Dalla panchina ha ammonito il numero 5, che era stato protagonista di uno scontro dove ha avuto la peggio. Con le mani da Cowi, di testa da Gervasio, Jungo la tocca, poi
Ferri come può, calcio a Gervasio, lo fa in maniera brutta, palla che esce che è uscita in fallo laterale, ci sarà rimessa a favore del Sanicandro che conduce sempre 4-0 di testa di Pilato, di testa Lepore, mette giù Cassotta, si allunga la palla, allora interviene Accettura, palla lunga, adesso è un po' scoperto lo Stornarella, Giordano messo giù, alla fine ci sarà rimessa laterale a favore dello Stornarella che però sbaglia con Di Pilato, allora cambio di rimessa a favore Ventola, anzi Gasparro, palla per Magno, attaccato da Jungo, Magno mantiene il possesso, poi Jungo ci mette il corpo davanti, si butta giù Jungo, non c'è fallo da Cavi, poi prova a liberare, tocca a Zonno, la rimessa è a favore dello Stornarella, da Cavi, palla per Di Gregorio, Cassotta, apertura a destra per Di Pilato, Angerame, intervento di Accettura, calcio di punizione secondo il direttore di gara. Pronto a battere Di Gregorio. Salgono tutti per lo Stornarella, solo dal Cavo a difendere la propria metà campo. Qualche trattenuta, batte Di Gregorio, palla bassa, Tarantino tocca, poi deve provare a liberare, prima Jungo però, va via Jungo, ancora Jungo, riesce a passare, chiude Lepore, libera il Sanicandro, Giordano, lo scarico per Ventola, palla ancora per Giordano, un po' di campo Giordano, la chiusura di Daccaui, provvidenziale, stava involando verso la porta, il numero 9. Autore di una doppietta oggi. Ventola. Scarico per Accettura. Palla dentro per Giordano. L'anticipo di Russo. Poi riesce ad evitare la rimessa laterale di Pilato. Tarantino mette giù. Ruba palla Di Gregorio che poi prova a partire, è bravo però a recuperare Tarantino, a mettere palla in fallo laterale con le mani di Pilato, messa laterale lunga a cercare Gervasio, contatto con Lepore, Gervasio prova ad andare via, di ruba palla Tarantino in maniera abbastanza facile anche, sbaglia Ventola, Di Pilato si mette in proprio, calcia, conclusione lontanissima dallo specchio della porta. Qualche difficoltà davanti per lo Stornarella. Ci aspettavamo un approccio diverso in questa seconda frazione da parte della squadra ospite che deve rimontare 4 reti. Successo tutto nel primo tempo. Batte Carulli di testa del grosso. Palla per Angerame, colpito Tarantino, Di Gregorio palla dentro, di testa Ferri mette fuori, Zonno deve allungare, tocca da Cowie, anzi no, la rimessa a favore dello Stornarella. Di testa Ferri, fallo laterale, buona la chiusura da parte del numero 2.
con le mani del grosso di testa Tarantino mette fuori Giuliano, palla dentro di testa Jasparro, la rimessa ancora a favore dello Stornarella. Del Grosso riceve, poi si gira un cross dall'altra parte dove c'è Angerame che riesce ad agganciare, lo attacca a Cettura. Angerame recupera palla a Cettura, Ventola lungo a cercare Giordano, di testa meglio Cassotta, Tarantino lungo, non c'è nessun compagno lì davanti e allora può recuperare palla all'Odia che va a servire, non riesce a servire nessun compagno di vicino e allora opta per il lancio profondo direttamente in fallo laterale. Non una partita indimenticabile per l'estremo difensore del Stornarella. Magno, palla per Jasparro, dentro a cercare Zonno, da Cowie in anticipo, Zonno ci mette il corpo davanti, da Cowie, palla ancora per Zonno, calcio a Zonno! E 5-0 San Nicandro! Giallo per Lodia, per proteste. Cartellino giallo ai danni del mister dello Stornarella per proteste. Chiesto un fallo di mani di Zonno sulla pressione data da Caui. Lancio lungo di Di Gregorio, fuori misura per Jungo. C'è la rimessa laterale a favore del San Nicandro che addirittura cala il 5-0 ai danni dello Stornarella. Adesso Jungo prova a calciare lui, l'intervento di Magno, calcio di punizione, cartellino giallo ai danni di Magno che sostiene di aver preso la palla. Era vicino il direttore di gara che non ha avuto dubbi, subito cartellino giallo ai danni del numero 8 del San Nicandro. 4 i gialli fino ad ora, 2 per il San Nicandro, 2 per lo Stornarella. Adesso buon calcio di punizione per la squadra ospite, sono diventati tanti i gol di svantaggio. Adesso 5-0 a favore del San Nicandro, 4 nel primo tempo. Adesso la rete di Zonno, parte Cassotta, a giro Carulli, grande parata, addirittura blocca l'estremo difensore del San Nicandro. Lungo Carulli, dove c'è Giordano, nessuno va a colpire di testa, palla che resta lì e poi alla fine Lodia esce e va a bloccare, rinvio lungo di Lodia dove c'è Gervasio che aggancia, mette giù bene Gervasio, palla per Jungo, dentro ancora per Gervasio, cross chiude Petruzzelli, ci sarà calcio d'angolo a favore Stornarella. Pronto un altro cambio per il San Nicandro dopo Ventola. Entra in campo Sillecchia. Fuori Zonno, dentro Sillecchia. Applausi per il numero 10 del San Nicandro. Partita importante, la sua. San Nicandro che aveva disputato una buona partita contro il Football Acquaviva senza riuscire a portare a casa punti. Quest'oggi una risposta importantissima. Dei ragazzi
nei confronti di mister Birardi, che oggi segue la partita dalla tribuna per squalifica. Ventola, palla dentro per Sillecchia, appena entrato sbaglia il passaggio Sillecchia. Jungo chiude Ferri, anche ottima la partita di Ferri quest'oggi, davvero. Una grande prestazione da parte di tutti i giocatori del San Nicandro. Con la mani Ferri, lungo per Sillecchia. Calcia Sillecchia, palla che termina di poco fuori. L'aveva battezzata fuori Lodia, palla non è uscita di molto. Rischiato lo Stornarella. Di Pilato, lancio lungo a cercare Gervasio, palla che termina direttamente in fallo laterale. Continua a far fatica lo Stornarella, che non riesce ad impostare. Quasi mai impegnato Carulli. Altra rimessa laterale a favore del San Nicandro. Batte a Cettura, palla per Giordano che allunga, non c'è nessuno alle spalle. Da cavo di testa, torna indietro da Lodia. Lungo il rinvio dell'estremo difensore dello Stornarella. Gasparo non riesce a metterla giù. Jungo sbaglia l'aggancio, poi riesce a tenere la sfera in campo. Gervasio prova a far valere il suo fisco. Palla che resta lì, libera Petruzzelli. Ultimo tocco di Del Grosso, la rimessa a favore del San Nicandro. Non l'ho preso. Pensa ancora di prendere tu. Con le mani Ferri. Di testa Giuliano. La spinta ai danni di Sillecchia. Continua a fare fallo Russo. Sempre fuori tempo il difensore centrale dello Stornarella. Gasparro. Di testa Giuliano. Tarantino prima di tutti. Prova a guadagnare metri, prova a raggiungere il fondo Tarantino. Lo contiene bene Di Gregorio, che riesce a guadagnare anche la rimessa laterale. Accettura, palla per Giordano, l'anticipo di Giuliano, poi Ventola anticipato da Cassotta. Angerame, palla dentro per Del Grosso, perde palla, la recupera poi subito dopo Gervasio. Chiama palla dall'altra parte Jungo, Gervasio temporeggia, deve provare a liberarsi di due maglie blu, alla fine si trascina la sfera fuori, rimessa laterale a favore del San Nicandro. Con le mani a Cettura, dove c'è Ventola, indisturbato, sbaglia però lo stop. Angerame, Di Gregorio dall'altra parte per Dakawi, che non riesce a tenere la sfera in campo. Ci sarà rimessa laterale a favore della squadra di casa. Con le mani Ferri. Lungo per Sillecchia, di tacco, bene per Giordano. Grande palla di Sillecchia. Giordano esce, lo dia ancora Giordano. Palla che però finisce in fallo laterale. Una grande finezza di Sillecchia, che ha messo in movimento Giordano. Si è allungato un po' la palla il numero 9 e ha permesso l'uscita di Lodia. Buon impatto anche da parte del numero 17 Sillecchia. Tarantino continua a pressare Di Gregorio, anzi Di Pilato, sbaglia l'impatto con la palla. Alla fine la rimessa a favore del San Nicandro. Sillecchia, lo scarico per Accettura, palla dentro, Giordano, lo scarico per Sillecchia, esce Giuliano, Gasparro, danza sul pallone, l'apertura a destra per Magno, campo di campo, deve puntare Del Grosso che chiude bene, rimessa laterale a favore San Nicandro, continua a giocare molto bene la squadra di mister Birardi, continua a non essere incisivo lo Stornarella, adesso rimessa laterale con le mani Ferri. Il suo è un cross, l'abbiamo visto prima, in area di rigore, di testa Sillecchia, palla che resta lì, libera Del Grosso, Angerame, spalle
alla porta, sbaglia Angera Melodia, per poco Giordano non recupera palla, uno Stornarella in totale confusione. Altro cambio, fuori Magno, al suo posto il numero 20 Boniello. Lodia, di testa di Gregorio, Angerame, mette giù, di Gregorio, palla lunga dove c'è Tarantino, commette fallo Tarantino, calcio di punizione a favore Stornarella. Batte di Gregorio, colpito Giordano, continua a correre tantissimo il numero 9 del San Nicandro che non riesce però a recuperare palla, di Gregorio, Ferri chiude, altra chiusura buona, palla che diventa buona per Sillecchia che deve lottare alla fine, commette fallo Sillecchia, calcio di punizione a favore Stornarella. Tarantino, grande palla recuperata a centrocampo, poi non riesce a mantenere il possesso, di Gregorio, sbaglia il passaggio di Gregorio, allora Lepore, palla profonda, Giuliano libera, non bene, rimessa laterale a favore San Nicandro. Le mani a Cettura, la spinta di Russo come sempre, mani sempre sull'uomo, questa volta non fischia il direttore di gara, di Gregorio, dall'altra parte per Jungo, altra chiusura di Ferri, da lì non si passa, Giuliano prende bene il tempo a Sillecchia che poi prova a recuperare palla, ce la fa Boniello per Jasparro, cerca un dribbling di troppo, alla fine perde palla, Del Grosso, c'è Ferri che temporeggia, Jasparro prova a recuperare palla, Del Grosso va via tra due maglie blu, poi Tarantino, Ferri, riesce a servire Boniello, Sillecchia gira per Giordano, ci sarà rimessa laterale forse a favore dello Stornarella, intanto un problema per Del Grosso. Fuori Del Grosso, al suo posto il numero 17 Cipollino. Con le mani da Caui per Di Gregorio, deve fischiare il direttore di gara. Allora si riprende adesso da Caui lungo per Gervasio che mette giù, Boniello commette fallo, calcio di punizione a favore Stornarella. Batte di Gregorio a giro verso la porta, palla che termina fuori. Mette giù Angerame, palla dentro per Jungo, altra chiusura di Ferri. Tarantino, poi recupera di Gregorio, Boniello interviene in maniera regolare,
si lecchia, mette giù poi Giuliano, forse con un braccio, non secondo il direttore di gara, sbaglia poi il passaggio, sbaglia anche Accettura, alla meglio alla fine Giuliano, palla per il neo entrato Cipollino, Gervasio, Di Gregorio con l'esterno, Petruzzelli con la coscia, Ventola per Accettura, Ventola, palla dentro, cercare Giordano, grande partita la sua quest'oggi, cercato Sillecchia, in maniera imprecisa però, l'apertura per Daccaui che ha un po' di campo, prova a guadagnare metri, Angerame si ferma, lo sguardo davanti, poi il lancio profondo per Cipollino, Carulli la chiama, in due tempi va a bloccare l'estremo difensore del San Nicandro, partita piuttosto semplice la sua quest'oggi. Rinvio lungo di Carulli, dove c'è Giordano, di testa Russo, palla che passa, si lecchia, aggancia, poi non riesce però a mantenere il possesso. Daccaui, palla per Angerame, lungo linea, Jungo cerca l'1-2, Angerame la tiene in campo, palla buona per Jasparro, alla fine problema per Jungo, la caviglia. Non siamo riusciti a ravvisare nessun contatto. Probabilmente si è fatto male da solo Jungo. Alla fine si riprenderà con una palla a due. Possesso dovrebbe essere del San Nicandro. Possesso San Nicandro, Boniello, prova ad andare via, perde palla, la recupera Di Gregorio, suggerimento per Gervasio, ripeto, cerca lo scarico, alla fine Jasparro, Ferri deve evitare la rimessa, non ci riesce, rimessa a favore Stornarella. Con le mani Daccaui per Angerame, di prima per Jungo, lo chiude Ferri. Ci sarà rimessa laterale a favore dello Stornarella. Angerame col mancino. Lavora un buon pallone per Daccaui. Il cross dentro Russo. Non riesce ad impattare. Ventola. Tocca. Di Gregorio. Ci sarà rimessa laterale a favore del San Nicandro. Che adesso sta provando a mettere in difficoltà lo Stornarella in contropiede. Ventola, palla che passa, Giordano protegge bene, palla per Ventola, interviene Russo, Boniello, lo scarico per Jasparro, palla dentro a cercare Sillecchia, la palla un po' morbida, di testa Giuliano. Rimessa laterale a favore del San Nicandro, allora approfitta per un altro cambio la squadra di casa, dentro Valla al suo posto, prende il posto di Giordano, partita maiuscola per il numero 9, doppietta per lui, partita anche di grande sacrificio, tanta corsa, sicuramente migliore in campo quest'oggi il numero 9 del San Nicandro. Allora mister Birardi va a dare spessore, quantità al centrocampo con l'ingresso di Valla, con le mani Ferri in area, dove c'è Sillecchia che allunga di testa, ha toccato, non ha toccato Lodia, la rimessa dal fondo allora a favore dello Stornarella. Lungo Lodia, Angerame, Tarantino recupera l'ennesimo pallone a centrocampo, sbaglia poi il passaggio. Palla però era uscita, ci sarà rimessa laterale a favore dello Stornarella. Gervasio di testa, la sponda per Boniello, Jasparro, arriva Accettura che riceve bene, palla dentro, non c'è nessuno in quella zona di campo, Daccaui recupera, poi il passaggio un po' corto
Jungo recupera la palla, Cassotta, lancio lungo di testa a Lepore, ha rischiato pochissimo il San Nicandro, qualche azione nei primi minuti del primo tempo. Di Pilato libera Lepore, balla, palla profonda direttamente in fallo laterale. Sugli altri campi l'Acquaviva, l'Atletico Acquaviva vince 4-1 contro la Nuova Daunia Foggia, Audace Cagnano 3, Virtus Molfetta 1, Foggia Incerit 5, Troia 1, Lucera 1, Football Acquaviva 0, Real San Giovanni 0-0 contro la Virtus Andria, 0-0 anche per Real Zapponita, Soccer Modugno, Sillecchia, protegge palla, riesce a mantenere il possesso Sillecchia, poi chiude da Caubi, vince un rimpallo Sillecchia, intervento di Giuliano, ci sarà rimessa laterale. Ferri con le mani, lungo, di testa Russo, Giuliano, palla lunga dall'altra parte, fuori misura. Lungo Petruzzelli, fallo laterale a favore Stornarella. Cassotta, palla dentro per Cipollino che va subito al cross dove c'è Angerame di testa, Carulli respinge, forse la palla sarebbe uscita, poi Ferri perfeziona, mette palla in fallo laterale. Di Gregorio, palla dentro, Carulli attende lì senza problemi. Palla lunga, Sillecchia, protegge palla, poi arriva Russo che fa un buon lavoro, come defallo Sillecchia, ci sarà calcio di punizione a favore Stornarella. Sbaglia Daccaui, chiude Valla, ancora Daccaui, lungo, tra due maglie blu, arriva Valla che recupera palla, Petruzzelli lungo, di testa Ventola, Tarantino allunga per Boniello che è un po' controtempo, e allora rimessa laterale, Daccaui batte, 1-2, Angerame di Gregorio, dall'altra parte Di Pilato, Cassotta, palla per Piccolino, fuori Jungo, al suo posto il numero 13 Potenza, altro cambio per lo Stornarella. Lungo il rinvio di Carulli, di testa Giuliano, meglio di Tarantino, da Caui lungo, Gervasio, Angerame, prova ad andare via, chiude Petruzzelli, Di Gregorio, palla per Cassotta, Gervasio non riesce a stoppare, poi Cipollino, prova ad andare via, il cross di testa Petruzzelli, per poco non rischia l'autogol, ci sarà calcio d'angolo a favore dello Stornarella. Di testa Lepore, calcio da Caui, palla lontanissima ancora una volta dallo specchio della porta. Ferri per Valla, Petruzzelli rischia qualcosa il San Nicandro, da Caui perde una brutta palla la squadra di casa, da Coi crossa, chiude Petruzzelli, ci sarà
Calcio d'angolo ancora per lo Stornarella. Batte di Gregorio, secondo palo, Gervasio di testa. Carulli blocca, va al rinvio lungo dove c'è Sillecchia, praticamente un passaggio per Sillecchia che non riesce ad agganciare, poi Sillecchia riesce a tenere la sfera in campo. Tarantino chiude, rimessa dal fondo. Lungo lo dia, di testa Angerame, chiude Lepore. Balla, lungo, palla che passa, Russo mette lungo. Ventola, non riesce a stoppare, poi Di Pilato. Lancio lungo, direttamente nella zona di Carulli. Lungo il rinvio di Carulli. Di testa, Potenza, di testa anche Ferri. Fanno lo stesso movimento Tarantino e Boniello, alla fine ne approfitta Giuliano. Potenza, palla per Di Gregorio. Cassotta, prova ad impostare lui, palla tesa davanti, sporcata da Iasparro, deve uscire Carulli che va ancora a recuperare palla sulla pressione di Raccaui. Potenza, recupera palla Boniello solo per un attimo. Potenza lungo dove c'è Ferri, tocca da Caui, arriva Valla che mette ordine, poi protegge bene palla. Ferri chiude da Caui due volte. Angerame, palla per Cassotta al centro, prova a guadagnare metri Cassotta, lo scarico per Angerame col mancino, cercato da Caui, chiude bene Ventola. Potenza, palla davanti dove c'è Gervasio. Di testa Gervasio, palla per Cipollino, alla fine palla che si spegne sul fondo, rimessa a favore Sanicandro. Otto sul cronometro, 7 al termine più eventuale recupero di Gregorio. Palla dentro a cercare Cassotta, Accettura lascia sfilare, alla fine recupera palla Carulli. Lepore si complica un po' la vita, Accettura, alla fine tocca Cipollino, ci sarà rimessa laterale a favore del Sanicandro con le mani Accettura. Mette giù Ventola, tocca Di Pilato, Iasparro. Palla lunga a cercare Tarantino, palla che passa. Commesso fallo Tarantino. Calcio di punizione a favore dello Stornarella. Un gran primo tempo del Sanicandro, un'ottima gestione del vantaggio. Nel secondo tempo permette al Sanicandro di condurre per 5 reti a 0 ai danni dello Stornarella. Batte Giuliano, lungo, esce Carulli. Rinvio lungo, a cercare Sillecchia. Prova a sfruttare la sua velocità, in anticipo Giuliano, poi esce Lodia che va a bloccare.
Giuliano per Di Gregorio. Di Pilato. Palla per Cipollino, di prima a cercare Cassotta. Ancora Cipollino, palla dentro per Cassotta. Calcia Cassotta, chiude Jasparro. Libera Petruzzelli. Poi Di Pilato, palla dentro, da Caui. Cassotta. Di Gregorio calcia, palla altissima. Rinvio di Carulli. Di testa Di Gregorio. Russo. Tocca Tarantino. Cassotta. Lo scarico per Di Gregorio. Partito da Caui. Di Gregorio preferisce Cipollino. Palla dentro. Ha chiuso Lepore. Poi ancora Di Gregorio. Attaccato da Jasparro. Potenza. Palla direttamente in fallo laterale. Con le mani Ferri, di testa Giuliano, con le mani Ferri, palla per Ventola che riesce a toccare, Russo deve proteggere, riesce a mantenere il possesso il numero 5 dello Stornarella, Potenza come può, da Caui lungo, palla che in qualche modo arriva a Gervasio, l'apertura a destra. Palla regalata al San Nicandro. Si lecchia. Perde palla. Poi tocco involontario del direttore di gara. Si ripartirà con la palla a due. Possesso a favore dello Stornarella. Russo. Palla per Cassotta. Apertura a sinistra per Angerame che protegge bene, poi calcia, intercetta Ferri. Ci sarà calcio d'angolo a favore dello Stornarella. Palla bassa per Angerame che calcia, respinge Carulli, libera Valla. Poi Di Gregorio, qualche problema con lo stop, recupera palla Ventola, si lecchia, cerca subito l'apertura per Tarantino. Ancora si lecchia, a combattere, da Caui, arriva Ferri che tocca palla, Russo libera. L'aggancio di Angerame, lungo a Cettura, di testa Di Pilato. Palla per Cassotta, Valla commette fallo. C'è il calcio di punizione a favore dello Stornarella. Batte Di Gregorio per Cassotta. Angerame. Cassotta. Ancora Angerame. Buon fraseggio dello Stornarella. Cerca l'1-2 con Gervasio, Angerame. Poi arriva Jasparro che sbaglia però il passaggio. Cassotta si dimentica del pallone, allora ne approfitta Ventola che prova a lanciare, si lecchia, buona chiusura da parte di Giuliano. Di Pilato, palla per Cassotta, tocca Cipollino, la palla arriva a Carulli che controlla senza problemi. Si lecchia, palla che resta in campo, Boniello in area di rigore, Boniello non riesce a calciare, è una buona occasione per il San Nicandro, Boniello recupera l'altra palla del San Nicandro, messo giù da Di Gregorio, non c'è fallo. Non riesce a tenere la sfera in campo Gervasio. Ci sarà rimessa laterale a favore del padrone di casa. 3 minuti di recupero oltre il 90esimo.
lungo Lepre, palla buona per Sillecchia, in area di rigore, Sillecchia, Sillecchia può calciare, Sillecchia, 6-0 San Nicandro, c'è gloria anche per Sillecchia. Arriva anche il 6-0 del San Nicandro ai danni dello Stornarella, partita da dimenticare per la squadra di mister Ciccone. Di Gregorio, rischia ancora, palla per Tarantino, Tarantino, palla dentro per Sillecchia, passaggio impreciso di Tarantino. Boniello, palla che passa da Caui, lungo di testa Petruzzelli, Gervasio prova a raggiungere il pallone, esce Carulli che subisce fallo, calcio di punizione a favore San Nicandro. Lungo Carulli, di testa Giuliano, rimessa laterale a favore San Nicandro. Valla, altra rimessa a favore del San Nicandro. Con le mani Ferri, palla per Sillecchia di testa, non riesce ad impattare. Triplice fischio, finisce qui. San Nicandro ne fa 6 senza subirne allo Stornarella, partita perfetta da parte dei ragazzi di mister Birardi che fanno un bel salto in classifica, prima vittoria in campionato per il San Nicandro che raggiungono proprio in classifica lo Zapponeta, 5 punti adesso per tutte e due le squadre, da dimenticare la prestazione dello Stornarella. Partita difficile quest'oggi al comunale di San Nicandro. Andiamo a ricordare i marcatori, c'è stata una doppietta di Giordano, la rete di Belcore, rete di Jasparro, gol di Zonno e poi nei minuti finali la rete di Sillecchia. Può sicuramente festeggiare, essere felice per la prestazione mister Birardi, un po' meno mister Ciccone. Noi vi ringraziamo per averci seguito, ricordiamo il risultato finale dal comunale di San Nicandro. San Nicandro batte Stornarella 6-0, noi vi auguriamo il più cordiale buon proseguimento di serata.
La nuova edilizia Geco, con esperienza ventennale nel settore edile, tramandata di padre in figlio, esegue lavorazioni interne ed esterne garantite, con pagamenti personalizzati. Realizza il tuo sogno con noi, avendo modo di interagire con personale serio ed esperto. Amici di Antena Sud Eventi, siamo con Angelo. Conteggio tennistico, gara mai in discussione, e tu che hai siglato due reti, quindi pomeriggio migliore, credo non si non ci sia abbastanza migliore. Ho fatto un'ottima prestazione, la squadra è stata bella combattuta, abbiamo giocato tutti quanti, siamo stati tutti quanti uniti. Questo era lo spirito che ci aspettavamo e questo è lo spirito che vogliamo continuare a vincere. Cosa ti è piaciuto di più oggi, oltre al risultato? La grinta dei miei compagni, la grinta che ci ha dato il mister. Siamo stati bravi tutti quanti, abbiamo contribuito tutti quanti a una bella vittoria. Si può dire che il vero campionato del Real San Carlo inizia... Inizia adesso, oggi. Possiamo, speriamo, noi continueremo comunque a lavorare, vediamo un po', i risultati sono quelli che contano, se giochiamo ogni domenica come abbiamo giocato oggi, la speranza c'è sempre, quella è l'ultima a morire. Dopo aver ascoltato Angelo Giordano, bomber del Real San Nicandro, siamo in compagnia di Mimmo Bilardi, tecnico del Real San Nicandro. Mimmo, prima partita in casa della Conoba Gestione. Un 6-0, un punteggio che col calcio c'entra poco, sembrava forse più di vedere una gara di tennis. Primo set che è andato e Sanicano che ha vinto, insomma, in pienissimo merito questo incontro. È successo meritato. Sì, anche se loro hanno spesso più loro di noi il gioco, ci stanno vincendo 4-0. La cosa migliore di questa partita non è i 6 gol fatti, ma 0 dei gol subiti e finalmente nessuna espulsione. Questa è la cosa più importante secondo me. Aver vinto è importantissimo. Arrivederci. Aver vinto è importantissimo. L'organico che assolutamente si è espresso bene in entrambe le fasi di gioco, quella offensiva e difensiva, e soprattutto un gruppo che comincia a sembrare coeso e sembra lottare su ogni pallone, cosa che onestamente non vedevamo prima del tuo subentro in panchina. Io ho cercato di fare questo principalmente, perché quando subentri non hai tantissimo tempo per lavorare sulla squadra, quindi devi cercare di lavorare sul gruppo. Ho cercato di lavorare su questo, adesso i risultati potrebbero anche aiutare ancora di più la coesione del gruppo. Soprattutto, ripeto, la fase difensiva è importante, non aver preso gol, è importante aver cambiato il trend di 13 gol subiti in 6 partite che erano troppi. Settimana davvero interessante quella che ci andiamo ad apprestare a vivere, doppio impegno giovedì qui in casa a Modugno, sappiamo che tu non vuoi perdere neanche le amichevoli, quindi darai tutto assieme ai ragazzi per passare il turno contro il Modugno. Ricordiamo che il San Carlo ha 2 risultati su 3 per andare avanti, e poi domenica trasferta a Troia, una settimana che potrebbe dire ancora tanto su quello che può essere il futuro prossimo di questa squadra. Allora, partiamo giovedì è Coppa, incontriamo una squadra fortissima, il Modugno, incontriamo una squadra amica perché conosciamo tutti i dirigenti, tutti i giocatori, sicuramente giocheranno gli altri, chi gioca meno. E vedremo un po' anche in una partita un po' più tesa rispetto a un amichevole il valore che hanno, ma non è importante quella di giovedì, mi serve solamente per capire determinati giocatori se possono rimanere con noi o se devono andare da un'altra parte. La partita importante è quella di domenica abbiamo uno scontro diretto in questo momento che dobbiamo cercare di far nostro. È difficile perché so che Troia gioca un bel calcio, perde 1-0, 2-1, mai di più. La squadra
che sta sempre in partita, una squadra che gioca un bel calcio, per cui se dobbiamo andare là a vincere dovremmo fare una prestazione di assoluto livello, se no non vinciamo. La nuova edilizia GECO, con esperienza ventennale nel settore edile, tramandata di padre in figlio, esegue lavorazioni interne ed esterne garantite, con pagamenti personalizzati. Realizza il tuo sogno con noi, avendo modo di interagire con personale serio ed esperto. La nuova edilizia GECO, con esperienza ventennale nel settore edile, tramandata di padre in figlio, esegue lavorazioni interne ed esterne garantite, con pagamenti personalizzati. Realizza il tuo sogno con noi, avendo modo di interagire con personale serio ed esperto.